Buonasera, chi vi parla è Carlo Saltarelli, vado da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro, e questa sera saremo insieme per parlare, come nostro solito, il venerdì di storia nostra, storia identitaria, storia della nostra terra. Questa volta torneremo nell'Alta Terra di Lavoro per parlare di un periodo veramente funesto dal punto di vista umano, morale e sociale, che già abbiamo trattato col caro Loreto Giovannone, ma vogliamo ritrattare con un altro personaggio che lo ha studiato con molta attenzione, nello specifico proprio sul nostro territorio. Ma come nostro solito ci facciamo anticipare da un breve video. Da Luna alla casa mia 10 anni fa e mangiava un logoso, un tetto, una carta, una ricetta, mi sa che la miseria avevamo finito, non ci sta perché se portava nei film pure era un poco piccolino, teneva solo 8 anni, che lui un giro si riconosceva, perché ci piaceva di non bene. E quando si addormiva, me la vedeva la manina, la canotta, si addormiva con me. Poi, girate che la manina era bella, perché la portava in una frappola dietro. E chiese, spaventa se poteva andare a buona fania, facendo firmare le carte, e mi ricette le cacche. Cosa non la mandavano pure a me, che è arrivata creatura. Oh, padre, che oramai se l'ha fatto ciungo, non se l'ha avuto, che si vedeva in un'unghietta. Io continuavo a stare dalla preda, alla preda che si vede buono, che ci stava un poco. Anni ci hanno passato un po' di soldi, quando siamo andati. E poi è arrivato anche niente, ma non fa niente perché sicuramente figlio, ma io mi sto buono là. Certo, ogni tanto qualcuno dalla Francia tornava, che io posto, tisica, sicca, consumato. E lo mando a parlare. E quando mi vedono si come se ne vedono tutti quanti i vini che stanno in cima alla carta. Eppure quando il mio regio sta alle carte, dice, sì, ma no, che là ci stanno solo gli umani. Io non ci posso ir là a spiare al mio regio perché ci stanno gli umani. Però il mio regio sicuro gli ha dato buono. Sicuro sono buono, ma sa fare il tombo. Fatto e piglia una buona paga, sicuramente una bella casa alla francese, abbiamo il mare,
Bene, avete visto il monologo di Loredana Terrezza sulla tratta dei fanciulli, quindi avete già intuito che torneremo a parlare della tratta dei bimbi, dei fanciulli. E questa volta abbiamo scomodato un carissimo amico che da Arce ci parlerà dei suoi studi che ha iniziato da tanto tempo e vediamo cosa ha da dirci. E parlo di Giuseppe Violetta. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao Claudio, buona serata a tutti. Bene, grazie. Bentrovati. Grazie, bentrovati a te. È un anno che ti corro dietro, ce l'ho fatta finalmente. è che mi piace essere rincorso, diciamo così. Ma diciamo che, come diciamo noi dalla nostra parte, si ruciuccia la fatica, quindi trovare il tempo per fare questa cosa non è semplice, peggio di noi. Come tu vieni da Arce, zona di Dogana, zona di... Io ho fatto noi siamo il confine del regno. Sì, ho fatto già delle cose con gli amici della Prologo, abbiamo fatto quella bellissima iniziativa sul confine, poi terra del grandissimo Ferdinando Gradini, che salutiamo con grandissimo affetto, uno dei più grossi studiosi che io abbia mai conosciuto, soprattutto mi ha anche illuminato in senso umano, non in senso, in un altro senso, con le sue ricerche e con i suoi studi su molti argomenti che parlano dell'alta area di lavoro. E poi Giuseppe, avete quel centro storico che più borbonico e più napoletano di quello non può essere, è bellissimo, un'architettura napoletana meravigliosa. È un centro storico che è cresciuto poco, per quella è la fortuna che si è preservato, perché si è ingrandito fino all'Ottocento, dopodiché è rimasto pressoché standard, cioè abbiamo la parte più antica del 1300, ma poi la parte fino all'Ottocento della piazza. Dopodiché, come tutti i centri storici, a monte sono scesi un po' a valle e quindi il centro storico si è mantenuto nel suo intero sviluppo dell'Ottocento, insomma. Molto elegante, molto bello, ma a parte il fatto che io posso essere legato per motivi personali, però effettivamente è molto elegante, molto bello, molto aristocratico, devo dire, col centro storico. Si vede che ci sono stati momenti di storia importanti, a cominciare da Ferdinando IV che ci ha alloggiato lì, io mi sbaglio. Sì, nel Palazzo Tronconi. Infatti vi invitiamo a visitarlo, il centro storico di Arce. E se capitate ad Arce vedrete anche una cosa molto anomala, il museo Gente di Ciociaria. Noi non siamo Ciociaria, ma abbiamo il museo Gente di Ciociaria. Sì, purtroppo per loro, non so per quale motivo, ma onestamente, sai, il problema sai qual è, Giuseppe? Lo sai che noi facciamo, è una guerra che faccio da sempre. Allora, Ciociari e Ciociare sono sempre esistiti, da Bologna fino a Reggio Calabria, quindi tutti gli Appennini centrali italiani erano abitati da pastori o da briganti o da musicanti che usavano le cioce, come si usavano nei Balcani, come si usavano in Romania, come si usavano in Spagna. Penso che io sono andato a Međugorje in bicicletta anni fa, una decina di anni fa, siamo passati sulle montagne sia croate che bosniache e abbiamo trovato le persone con le cioce ai piedi, quindi nulla di strano. Ma è la cioceria che non esiste, è un'invenzione. Ad Arce, scusami, se venite a visitare il museo vedrete appunto le cioce dei Balcani, le cioce degli Appennini e le cioce della Calabria, quindi è chiaro, il museo si chiama Gente di Cioceria, però non riguarda in modo strettamente legato al nostro territorio di Arce, cioè riguarda un po' tutta la provincia di Frosinone, soprattutto la parte, diciamo, quella ex Stato Pontificio. Sì, ma tra l'altro da Arce voi la cioce non l'avete mai vista, lì si portavano i zoccoli di legno, perché non dimentichiamo che adesso noi abbiamo in pianura delle bellissime strade accoglienti, ma prima c'era inondazione, cioè non...
le bonifiche dei terreni, le inondazioni, che piogge che c'erano in continuazione, quindi le ciocce non si potevano portare. Ma poi era No. limitato alla pastorizia, alla... E poi un'altra cosa, Giuseppe, quando si parla di tradizione, l'identità, la tradizione è narrazione, è storia. Quando io, questa gente mi parla di ciocceria, gli piazzo quella mappa che mi ha regalato, mi ha donato Ferdinando sulla terra di lavoro, oppure quella di campagna, ma gli dico: scusate, ma di che parliamo? E non ti dicono più niente, perché che narrazione possono fare? Folcloristica, possono fare un brand pubblicitario, un brand commerciale, ma oltre che fanno, scusa. O mi sbaglio? Purtroppo quello che va per la maggiore però è il brand pubblicitario, quindi Vabbè, ho la capito, ma quello... storia noi dobbiamo difenderla, dobbiamo continuare a raccontarla e dobbiamo dire la vera storia e gli altri li lasciamo fare gli spot pubblicitari. No, per carità, ma però cioè, sai che cos'è, Giuseppe? E poi passiamo all'argomento che ci interessa. E che poi quando gli fai vedere alcune cose, mostri alcune cose, no? E vanno in crisi e non dicono più mezza parola. E no, è difficile poi rispondere alla verità con una pubblicità, insomma. Cioè, vabbè, comunque continuassero come vogliono. Tra l'altro, a me mi hanno detto, io non l'ho visto, ma mi hanno detto che ci sta pure dei simboli culinari, cose che poco hanno a che fare con noi. La polenta appesa, cosa non abbiamo mai mangiata. Noi, No, no, no. non, no, Giuseppe, noi nel regno non navigavamo nell'oro, questo sì, ma non ci siamo mai morti di fame, ma siamo mangiato e bevuto. Questo lo penso pure io. Guarda, Quindi. però è bello da vedere, ti posso assicurare che è bello da vedere, pure perché è stato curato all'epoca nella realizzazione da due grandi maestri della storiografia, Enrico Berger, Enrico Maria Berger e Iannazzi, che hanno fatto un bel lavoro. Quindi diciamo che nell'insieme è comunque un bel punto di partenza per cominciare a capire visivamente pure di che cosa si parla, insomma. Sai, Lasciando perdere il Giuseppe, nome, diciamo. È, secondo me il nome è Berger. sbagliato del museo. Sì, non è poco, eh. Il museo bisognerebbe chiamarlo Museo dell'Alta Terra di Lavoro e della Campagna Marittima, però diventa più difficile da fare un posto, una locandina o un nome, un insegno, insomma. Guarda, se non volete farlo così lungo, basta chiamarlo o museo di confine o museo di dogana. Segnaleremo Questo al sì. comune il cambio del nome, dobbiamo No, segnalarlo. ma sai perché, Giuseppe, se si sono preposti di fare un qualcosa di livello culturale altissimo, ecco, il nome lo strunga sul nascere, perché la gente Sì, si mette a infatti è quello il ridere. problema, è quello il Se problema. lo mette a ridere, perché poi quando sappiamo, so che ci sta Béranger, no? Che è un sommo. Noi sul nostro canale lo diciamo, c'è subito lui che compare, è un dotto, un sommo dall'alta terra di lavoro. Infatti noi quando andiamo a commemorare il cimitero, lui si è più su Rocca d'Arce, lui Sì. sta scritto Alta Terra di Lavoro. Qua parliamo di un museo che sicuramente è di spessore enorme. E poi non voglio toccare l'altro argomento che tanta gente, postumo, per difendere le proprie posizioni, l'hanno usato, tirato in ballo in maniera abbastanza impropria e anche abbastanza squallida. Comunque va bene così, dai. Giuseppe, dimmi una cosa, ma tu con... Eh? Dimmi, dimmi. No, dicevi? No, dicevo che secondo me il problema è che quando molti non sanno bene che cosa dire, lo tirano in ballo e lo tirano per la giacca, anche perché lui oggi purtroppo, essendo venuto a mancare, non potrà mai rispondere a queste E quello persone. è quel è quella la cosa squallida, perché in vita non l'hanno fatto. Poi lui ha risposto, già queste voci c'erano prima, poi lui rispose elegantemente quando fu ospite in Rai e fece dire quella risposta e disse: non esiste la ciociaria, quindi più di quello non poteva essere. Però la madre degli imbecilli è sempre incinta, Giuseppe, è Eh inutile sì. che... Senti, allora tu sei di Arce, non c'entri niente con la ricerca e con la storia, che lo fai per pura passione, no? Come ti è venuto Sì. questo pallino della storia e della ricerca? Ma guarda, io ho iniziato le mie ricerche storiche che ero un giovane ragazzo, diciamo, e Quei bandolettini rossi. grazie a Ferdinando Corradini, che quando andava in giro per conferenze e per archivi,
io riuscivo ad andare con lui. E da lì ho iniziato le ricerche. Mi sono orientato sempre sulle ricerche sulle persone, cioè io non faccio una ricerca storica sugli avvenimenti o su fatti di guerra o fatti in generale. A me piace fare la storia delle persone, seguo molto proprio come interesse lo studio su quello che hanno fatto le persone. Proprio per Il questo ho fi quindi iniziato. il filone antropologico. Diciamo che la prima ricerca che ho fatto è stata proprio questa sull'emigrazione minorile, e l'ho fatta ormai parecchi anni fa, quando il fenomeno era alquanto sconosciuto pure da parte nostra. Mi ricordo che se ne parlò all'inizio perché uscì un libro di Gian Antonio Stella che si intitolava Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, e lui parlava proprio dell'emigrazione italiana in generale. Quella diretta, diciamo, in Sud America, in America del Nord, di fine 800, dopo l'unità di, prima dell'unità d'Italia, dopo l'unità d'Italia, perché è pure là il fenomeno dell'emigrazione, è bello studiarlo perché ti fa capire, ecco, quando noi diciamo la nostra cultura, nel pre-unitaria l'emigrazione è del Veneto, della Lombardia e delle regioni del Nord Italia. Il Tosco fenomeno Padano. dell'emigrazione colpisce soprattutto loro, post-padane, che emigrano soprattutto nei paesi del Sud America. Ma Successivamente all'unità d'Italia, sì. Giuseppe, scusami, ti interrompo, vennero pure da noi, qui c'era la comunità svizzera, c'era la comunità lombarda, c'era la comunità piemontese da noi giù, eh. Sì, ma io Da noi ecco, vi parlo venivano del da fenomeno sopra, anche noi eravamo terra di immigrazione, infatti non di peraltro. immigrazione. Ferdinando II fu costretto, fu il primo a fare una legge sull'immigrazione, no? Noi siamo il Sì, Regno di sì. Napoli, il Regno di Sicilia è stato il primo paese al mondo a redigere una legge sull'immigrazione, perché noi eravamo terra di immigrati, ma come lo siamo sempre stati. Poi ecco, Quindi noi diciamo sapevamo quanto che che era. dopo l'unità d'Italia invece c'è stato il fenomeno che ci ha visto colpiti noi dalle migrazioni per tutto quello che è stato il volere dei Savoia per abbattere l'economia del sud, insomma. E quindi siamo diventati noi terra di migrazione. E proprio in questo contesto, quando si parlava di emigrazione, è venuto fuori la grossa povertà che il nostro territorio, che poi il nostro territorio intendo quello dell'alta terra di lavoro proprio, perché le province che furono colpite dalle migrazioni minorili sono soprattutto quella dell'alta terra di lavoro di Campobasso. Ricordiamo che Isernia Molise. non era ancora provincia, quindi si parla di le province di terra di lavoro e di Però Campobasso, e attenzione, furono colpite proprio da. c'era il tribunale perché molti processi vennero fatti lì. Sì, però diciamo che le province erano intese queste, quindi cioè, proprio per una povertà che si andava generando, fummo colpiti dall'immigrazione minorile. E purtroppo diciamo che questa immigrazione minorile ha visto da masse di fanciulli abbandonare il nostro territorio, ma noi emigravano volontariamente. Questi bambini venivano portati in giro per l'Europa, compresa la Russia, se vogliamo allargarci proprio al territorio, Scusa dove un i attimo, bambini. voglio dire ai nostri spettatori che mentre noi parliamo faccio scorrere in ordine spasso quelle belle foto che mi hai mandato. Va bene, va bene. Diciamo che ecco, l'immigrazione avviene così, questi piccoli lavoratori vengono portati in giro per professioni girovaghi, saltimbanco, suonatori, cantanti ambulanti. Dalla Valle di Comino vengono portati addirittura i bambini con gli orsi ammaestrati. Quindi partono questi orsi bruni della Valle di Comino, del Parco Nazionale d'Abruzzo, diremmo oggi, per andare in giro per l'Europa a fare gli spettacoli. Ma questo era il mestiere, tra virgolette, più bello, nel senso non è che per loro era un divertimento, ma quantomeno non era pericolo di vita per loro, perché le situazioni più gravi avvengono per quei bambini che vengono proprio dalla zona dell'alta terra di lavoro, intesa come Cassino, Rocca Secca, Sant'Elia, Fiume Rapido, paesi Cervaro, Arpino, Arpino Sora, proprio. dove i bambini vengono invece presi e venduti a un intercettore, cioè in giro per i nostri paesi andava in giro un personaggio, che esiste un elenco di questi personaggi poi, perché c'è una proposta di legge proprio contro la tratta che riporta l'intero elenco di questi che erano intercettori, che vanno in giro per i nostri paesi, nelle famiglie più povere, promettono una paga
mensile per l'affitto del bambino. E il bambino viene portato nelle vetrerie francesi dove vengono vendute come bestie. Io mi ricordo sempre che c'è una frase che viene riportata in un processo dove il compare in Italia scrive al datore di lavoro in Francia che gli dice: T'ho preparato quattro ragazzi, ti costano 100 lire l'uno, quindi quando li vuoi pagameli così te li mando. Quindi stiamo parlando proprio di trasporto, tra virgolette, di manodopera intesa come bestiame proprio. Poi se noi consideriamo che su questo sfruttamento questi bambini andavano a lavorare nelle vetrerie, il vetro viene lavorato a una temperatura altissima, i bambini vengono utilizzati per prendere il vetro grezzo dalla fornace e essere portato al maestro vetraio e dopo per essere messo a raffreddare. E questo fa sì che il bambino deve stare vicino a un forno a altissima temperatura, più volte a dorso nudo, scalzo, senza protezione, senza niente. E questo fa sì che molti bambini poi si ammalano pure di malattie tipo il tifo, malattie come la tubercolosi o altro. Questa è una cosa che non fa onore alle nostre famiglie, però purtroppo è quello che succedeva proprio vista la povertà e vista la mancanza di una professione che noi potevamo dare ai nostri bambini, perché altri bambini che andavano dal sud a lavorare in giro per l'Europa erano i suonatori d'arpa di Viggiano. Viggiano sta in Basilicata, un paesino che ancora oggi è famoso per la costruzione di arpe, e si sa che molti bambini viggianesi andavano in giro per l'Europa suonando le arpe. Come c'erano nella Valle di Comino, noi sappiamo che c'è stato un periodo che dalla Valle di Comino partivano molti bambini e molte persone pure diciamo in età fanciullesca per fare i modelli in Francia. Sono famosi alcuni modelli che sono o modelle che hanno rappresentato la società, diciamo, E lì intesa poi come nasce. alta terra di Sì, perché lavoro. poi lì andarono, li mettevano in mostra con le ciocie ai piedi, con i costumi, e quindi i pittori facevano Col soldi a costume classico, parate, facevano i soldi a parate, però vendendo dei la cosa quadri. importante è che erano modelli che partivano dal nostro territorio, cioè la Valle di Comino soprattutto ha avuto bambini, fanciulle e fanciulli che lavoravano come modelli nei migliori studi di Sì. Parigi. L'Accademia Pitti di Latina ha fatto un museo molto bello su queste cose. Ma la cosa, sai che cos'è? È che io anni fa, tra l'altro, noi con Loreto Giovannone abbiamo fatto già un programma su questo, però Loreto ci ha parlato un po' non soltanto del nostro territorio, ma anche quello perché accadeva in tutta Italia. Per esempio, la Toscana pure ha dato molto la tratta dei La bambini, Toscana però si aveva diceva che era dei, aperto. diciamo che dalla Toscana partivano i venditori di statuette. C'era un Sì. paese famoso in Toscana dove venivano realizzate queste statuette in gesso e i bambini andavano in giro per le piazze e per i mercati d'Europa a vendere queste statuette. Insomma, quello che diceva era proprio questo, che quando noi siamo, cioè il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che non riguarda solo il nostro territorio. Il problema è che il nostro territorio è stato colpito da un'immigrazione non professionale, non La tratta degli schiavi, specializzata. la tratta dei Era fanciulli, no? Gli semplicemente schiavi. una tratta dei fanciulli dove il fanciullo era uno schiavo venduto a un lavoro sporco e cattivo, dove io ho trovato all'epoca delle testimonianze addirittura di dei bambini che raccontavano il viaggio, che un bambino di Fontana Liri racconta che lui è partito da Fontana Liri e gli hanno promesso che gli avrebbero comprato delle scarpe nuove a Napoli. Arrivato a Napoli gli hanno promesso che gliele compravano in Francia. Arrivato a Marsiglia gli hanno promesso che gliele avrebbero date prima di andare a lavorare. È andato a lavorare scalzo. Quindi noi abbiamo la tratta ha riguardato il nostro territorio come ha riguardato altri territori, ma nel nostro ci sono stati bambini che andavano a morire. Cioè ci sono bambini che sono morti perché tipo Antonio Capuano, che era un intercettore, procurò la morte di Felice Fraioli in Francia. Sappiamo nome e cognome perché è stato processato, come sappiamo che è stato processato altri personaggi, tipo Donato Ozza, che era un altro intercettore famoso. Sappiamo i bambini che sono morti a causa sua e venivano portati da lui proprio perché lui è stato sottoposto al processo.
Il problema è che il processo lo ha, tra virgolette, scagionato poi alla fine, cioè lui non è stato mai condannato perché si trovava in Francia, diciamo così. Cioè, questo Vozza a un certo punto scrive a un padre di un ragazzo che si è morto, il padre gli scrive: voglio sapere se è arrivato, se ha fatto un buon viaggio e per il mio regalo delle 5 lire. E il Vozza gli dice: guarda, è da rimpatriare perché c'ho la tubercolosi. Quindi già il bambino appena arrivato, diciamo tra virgolette, si era ammalato, viene arrestato il Vozza tramite l'ambasciata, ma alla fine non succede niente. Ma poi io ho letto, perché poi tra l'altro ti dico questo, io la prima volta che a moltissimi anni fa, molti anni fa, ai primi inizi anni 2000, ci fu un programma su di Quark che si intitolava I bambini di San Biagio. Fece Sì. proprio una... Non riesco più a trovare quel programma. Fece I bambini di San Biagio e fece un programma dedicato ai bambini di San Biagio, cioè saracinesco, che vennero venduti letteralmente nelle vetrerie. E francesi fu un programma fatto molto bene, che però fu fatto così bene che alla fine non riesco più a capire dove posso trovarlo. Ho scritto la Rai per rivederlo, su Rai Play non te lo fanno più vedere. Non so se tu hai notizia. No, guarda, io l'unica cosa, ecco, che dico, bisognerebbe un attimino rivedere tutta questa vicenda, riparlare di tutta questa storia, proprio perché non è stata mai investigata nella maniera fondamentale, cioè non siamo mai andati a fondo, cioè io pure nelle mie ricerche, oggi se dovessi rimetterci mano e conto di farlo sicuramente, avendo i nomi, molti nomi dei bambini che furono mandati a lavorare là, sarebbe da ricostruire le vicende familiari. Questo perché, facciamo un esempio, io trovai una lettera dove un padre aveva mandato 3 figli a Belmonte Castello. Di Belmonte Castello aveva mandato 3 figli a lavorare nelle vetrerie. Con le 300 lire che aveva ottenuto delle annualità che questi bambini avevano lavorato, si era costruito una casa. Dopo un anno questi bambini tornano a casa malati, però malati di tubercolosi. Il medico che lo rimproverava a questo padre di dirgli: tu sei un padre snaturato, hai mandato i tuoi figli a morire, lui gli rispondeva: hanno una casa dove morire. Quindi ecco, la povertà delle famiglie era proprio questa, cioè accettare di cedere un figlio, di mandarlo a morire, perché lo sapevano che questi bambini poi andavano a lavorare in dei posti insalubri, andavano a morire, però da parte loro dicevano: me ne muore uno, me ne muore due, gli altri che restano hanno una casa. Ma E perché questo era dovuto, era da noi era arrivata la disperazione, da quindi noi era sicuramente. arrivata la disperazione dovuta tutta, soprattutto dopo l'Unità d'Italia, perché prima dell'Unità d'Italia noi questo problema Non sappiamo che. non ce l'avevamo di disperazione, perché le nostre aziende lanifere, metallurgiche, i Visocchi ad Atina, Assora, la cava di asfalto a Roccasecca o altro, davano comunque lavoro e davano comunque reddito alle famiglie. Quindi le famiglie non avevano bisogno di mandare a lavorare i figli in giro per l'Europa e a farli morire. Cioè, un genitore di Isola Liri non avrebbe mai mandato il figlio a lavorare nella vetreria. Nel momento in cui la cartiera di Isola Liri chiude, dopo l'Unità d'Italia, o viene ridotto il lavoro, quindi a lui gli manca il lavoro, è costretto a recuperare il denaro che gli serve per far sopravvivere la famiglia facendo lavorare il bambino piccolo. Diciamo che dall'età adolescenziale anche da noi si lavorava nelle fabbriche, però Sì, ma stavano a casa, però stavano a casa, stavano a stavano a casa. casa, non era una vetreria. Cioè, la Non era vetreria. non erano bambini però piccoli, perché poi la cosa drammatica è che quando questi crescevano buttavano in me. Basta vedere il film di Oliver Twist, I Miserabili, per capire che cosa succedeva a questi bambini. Li Guarda, buttavano in mezzo alla. io suggerisco sempre molti che seguono i miei racconti di ricordarsi un cartone animato che è tratto da un film, da un libro famoso, insomma, Senza famiglia di Malò. In Italia questo Senza famiglia di Malò è conosciuto come Dolce Remy. Se, Ah, non so sì. se tu te lo ricordi un po'. Dolce Come no? Remy è la storia della tratta dei fanciulli. Perché è un bambino che viene venduto a un signore che si chiama Vitale, che è un italiano, e va in giro con un cane, una scimmia, un'arpa per la Francia,
facendo spettacoli musicali, cercando di guadagnare qualche soldo. Quindi è quello che succedeva ai bambini venduti a fare saltimbanco in giro, perché lui va in giro per la Francia con questo signor Vitale, che è un cognome italiano, pure se il libro è francese, questo Vitale è un cognome italiano, perché gli intercettori erano italiani. Il bambino va in giro, fa gli spettacoli con l'arpa e con gli animali ammaestrati, cercando di recuperare qualche soldo alla ricerca della madre. Quindi ecco, Ma infatti è l'esempio questo. classico della tratta dei fanciulli, che a noi in passato, quando noi eravamo bambini, almeno che c'era questo cartone animale, ci sembrava una cosa così romantica. Rivisto Invece era una oggi, tragedia. con i Era una documenti tragedia. alla mano, è una tragedia, capito? Senti Giuseppe, ma di quelli che tornavano però qua, perché la maggior parte rimanevano e morivano lì. Sì, qua diciamo che tornavano, quelli che sono tornati tutti malati, quindi non più idonei al lavoro. Quindi l'intercettore che faceva? Li riportava all'ambasciata italiana e li scaricava là. E l'ambasciata doveva, a spese dello Stato, rimpatriarli. Ma E quindi l'intercettore. tornavano qua e tornavano a morire, tutto sommato. Niente, E non quindi a riuscivano questo più a punto c'aveva sopravvivere. ragione il padre di Belmondo, e almeno adesso c'hanno una casa dove Almeno c'è una morire. casa dove morire, sì. Sì, Cinica la cosa, drammatica, ma spaventosamente vera, insomma. Ma gli intercettori erano legali o erano tutti clandestini? Cioè lo Stato lo sapeva allora di questi. lo Stato lo sapeva di questi intercettori, perché un minore che andava all'estero aveva bisogno del passaporto, e il passaporto lo rilasciava il sindaco del paese e doveva affidare il bambino a una persona. Quindi, tra virgolette, il genitore firmava una specie di delega a questo intercettore con cui lo autorizzava a portarlo all'estero. Diciamo che poi se ne è occupato nella nostra zona, almeno della diocesi di Sora, pure il vescovo in un certo entrò a gamba tesa sul fenomeno, insieme a un canonico, il canonico Duzzi. E predicarono pure per le chiese di non dare i bambini a questi personaggi, perché andavano a morire. Però il vescovo di Sora andò più volte in Francia alla ricerca di questi bambini del nostro territorio, questo va detto. Solo che molti sindaci e molti segretari comunali, diciamo così, impiegati comunali, che erano addetti al rilascio del passaporto, li rilasciavano addirittura a volte in bianco, proprio perché venivano pagati da questi personaggi pur di rilasciare il documento. Quindi anche qui, se la legge prescriveva che loro dovevano seguire un certo iter, c'era quello che pagava il segretario comunale X e si faceva rilasciare il passaporto, a volte addirittura in bianco. Abbiamo notizie di segretari comunali che sono stati addirittura denunciati o altro, e molto spesso venivano poi scagionati perché loro riferivano di averlo fatto per ordine del superiore, insomma. Ma il fatto, sai qual è, Giuseppe, che io ho letto, abbiamo proprio pubblicato, ho letto che addirittura ci sono stati dei segretari comunali di Roccasecca d'Arpino che si congedarono, si dimisero dall'incarico per andare a fare proprio l'intercettore, addirittura trafugarono timbri e carte intestate del Sì, comune per sì. poter addirittura, Guarda. perché il loro guadagno era enorme, cioè si licenziarono proprio. Sì, ma noi infatti si trovano gli atti di processi o di denunce, si trovano su questi personaggi. E quindi sappiamo nome e cognome. Per quello ti dicevo prima, bisognerebbe cercare di capire bene oggi, investigare non sulla tratta intesa come fenomeno, sì, perché il fenomeno della tratta sicuramente è un fenomeno che andrebbe sviscerato, ma andrebbero recuperate informazioni proprio sulle persone, perché poi parliamo di persone. Questa è una tratta che è finita con l'inizio della prima guerra mondiale, quindi la tratta andrebbe investigata su persone che hanno vissuto all'inizio del Novecento. Quindi cercare di capire quei personaggi di cui si hanno i nomi, tipo Pozza, Paolella, Conte, un certo Bernardo Greco di Roccasecca. Che fine hanno fatto queste persone con le famiglie e se in casa conservassero ancora atti o documenti che potrebbero meglio far capire non il fenomeno, diciamo, della tratta, perché il fenomeno della tratta è ben chiaro.
ci porterebbe a far capire le famiglie coinvolte, perché molto spesso io ho trovato degli elenchi, però sono sempre elenchi incompleti perché non si trovano passaporti o documenti di passaporto. Quindi ricostruire proprio il fenomeno nell'interezza delle persone potrebbe essere interessante, capire pure, ecco, questi bambini, chi è tornato, chi non è tornato, in che condizioni, e pure questi intercettori, insomma, che fine hanno fatto loro. Ho letto in quella interpellanza parlamentare che addirittura a Parigi la grande regina Maria Sofia aveva organizzato un ricovero, aveva trovato dei mecenati per poter accogliere in ricoveri questi poveri fanciulli che poi venivano sbattuti in mezzo alla strada quando non servivano più. E quello che ti dicevo io, quando il bambino, tra virgolette, non andava più bene per lavorare perché era malato o non ce la faceva o era malnutrito e quindi stava male, venivano portati al console, all'ambasciata, perché veniva chiesto loro di essere rimpatriato a spese dello Stato, insomma, perché non Ma poi ti essendo più ripeto, buono. Maria Sofia addirittura fece un ricovero a sue spese e altri suoi, Sì. che è una cosa molto particolare. Ma quindi, se parliamo dell'interpellanza, è stata alla fine dell'Ottocento. Tu mi insegni che quando fai un'interpellanza parlamentare che ti accorgi di quello che sta accadendo, vuol dire che è accaduto un minimo 10 anni prima. E quindi ci troviamo a fine 1880, che è il grande boom dell'immigrazione nostra, quella dell'ex regno, no? Sì, guarda, noi abbiamo, io ho informazioni di un bambino di Roccasecca che lui dichiara poi proprio di essere stato aiutato dalla regina Maria Sofia, si chiama Federico Marinelli, e dice proprio che lui fu ricevuto in casa dalla regina a Parigi, fu trattato da gran signore e poi ritornò a Roccasecca perché lui non era più buono per lavorare per via della polmonite. Poi, una volta che a casa della regina fu curato e aiutato, poter rientrare a Roccasecca. Ecco, quello che ti dicevo io. Adesso sarebbe curioso andare alla ricerca a Roccasecca proprio di questo Federico Marinelli, chi è, tra virgolette, oggi un suo discendente, e cercare di capire se per sbaglio o per fortuna in casa conservano ancora traccia di questo soggiorno a Parigi, in casa della Staff, regina o altro. mentre mi dicevi questo, mi ha fatto un freedom call, che poi la grande regina, l'ultima nostra grande regina, andò pure nelle prigioni, nei campi di prigionia della prima guerra mondiale ad assistere i nostri soldati in prima guerra, che erano quasi tutti di giù. Ti E ripeto, veramente mi stai lasciando senza parole, mi stai emozionando questo fatto. guarda, il problema è proprio quello, ricostruire la storia delle persone, perché la tratta è un fenomeno vasto e ampio, perché riguarda la tratta dei fanciulli, diciamo, un fenomeno che riguarda l'intera nazione, se andiamo a vedere, perché da tutte le parti d'Italia i bambini già lavoravano, non c'era una legge sul lavoro minorile o altro, quindi diciamo che tutti andavano in giro per mandavano questi bambini per lavorare. Il problema sarebbe ricostruire le piccole storie dei nostri bambini, ricostruire le storie degli intercettori, ricostruire le storie dei bambini, ricostruire le storie delle famiglie, di bambini che sono stati fortunati, che sono tornati, e di Sì. quelli invece meno fortunati che purtroppo sono morti per via proprio di questo lavoro in salvo. Senti, ma si sa una percentuale di quanti sono rientrati? O No, cioè. non è stata mai fatta un calcolo, perché poi addirittura, guarda, io nelle mie piccole ricerche, nelle ricerche che ho fatto io, ho trovato addirittura che alcune bambine furono mandate a lavorare nelle vetrerie scrivendo sul documento per il passaporto il nome maschile, perché la bambina non veniva presa per lavorare nella vetreria, invece alcuni facevano il passaporto per il maschio e quindi andava poi la bambina. Terribile, terribile questo, Giuseppe. Ci sono alcuni casi che si trovano, guarda, uno a Sant'Elia, uno a Roccasecca, un altro a Cervaro. A Cervaro si chiamava Canale Pierina e fu rilasciato un certificato per Canale Pierino. Chierina con la CH. No, no, Pierina. Ah, Pierina. Invece era, fu il certificato era per Pierino.
Quali sono stati i comuni che più hanno sofferto questa mattanza? Perché a questo punto Ma bisognerebbe proprio chiamare mattanza. guarda, da noi i comuni più colpiti sicuramente sono Roccasecca, Sant'Elia Fiume Rapido, Valle Rotonda, Santo Padre, questi, perché considera San che Biagio Rocca, pure, San Bia San Biagio. Sambiaggio, sì, Sambiaggio, considera questi sono i paesi maggiori perché poi gli intercettori venivano proprio da questi paesi. Io ho trovato l'elenco degli intercettori, molti paesi degli intercettori sono di Roccasecca, sono di Rocca d'Arce e quindi ecco, loro lavoravano nell'ambito territoriale di E dove nella Valle di vivevano. Comino pure c'erano intercettori oppure. Nella Valle di Comino un po' di meno, perché il discorso degli intercettori della Valle di Comino è proprio quello, che i bambini della Valle di Comino, invece di andare a fare gli operai nelle vetrerie, furono fortunati perché andarono a fare il lavoro di modelli o di suonatori girovaghi o animali ammaestrati. Loro crescendo, tra virgolette, nella zona di montagna dove c'erano orsi o altro, riuscivano ad ammaestrarli e quindi venivano mandati in giro come spettacolo, saltimbanco, diciamo. E Quindi pochi di loro andarono a lavorare in giro per le sono tutti vetrerie. nella zona Valle Comino fu San Biagio quello che più ha dato per le vetrerie a questo punto. San Biagio Saracinisca è quello che più ha sofferto questo fenomeno. Sì, diciamo che San Biagio ha avuto un grosso numero di bambini. San Biagio, ti ripeto, Cervaro, Belmonte Castello, perché erano Valle quelle zone dove Rotonda. non. Valle Rotonda, perché erano quelle zone che secondo i miei calcoli non avevano una professionalità i bambini e quindi erano venduti proprio come schiavi generici. Ma diciamo che erano pure Invece quelli lì. collegati un po' più ai Serni, perché molti di quei processi che di quella zona lì furono celebrati ai Serni. Forse Sì. erano oggetto di intercettori che venivano Che venivano invece dall'altro che dalla zona di Roccasecca o Roccadarci, venivano dalla lato. zona del Non Molise. dimentichiamo che la terra di lavoro prima dell'Unità d'Italia arrivava fino a Pizzone, fino a San, Sì. il confine era Monterotondi, quindi pure lì la terra di lavoro intercettone da quella parte, perché ti ripeto. E quindi un numero non è possibile farlo. Una cosa No, purtroppo no. che è triste è che sono tantissimi di intercettori, ma pure Arpino ha dato molti. Arpino però a un certo punto si è salvato perché il canonico Tuti che si è occupato insieme al Vescovo di Sora era proprio canonico sopra ad Arpino. E quindi lui entrando nel fenomeno, diciamo, per tra virgolette bloccarlo, nella sua parrocchia, diciamo così, nella sua zona di competenza, è riuscito a rallentare il fenomeno e a quasi farlo scemare, come posso dire. Proprio perché lui stando là sul posto e essendo uno contrario alla tratta se ne è potuto fare carico. Quindi anche in Però questo caso del dobbiamo dire grazie alla Chiesa, che resto. Guarda, spesso viene troppo, viene male. c'è una bella relazione del Vescovo di Sora proprio sulla tratta dei fanciulli e sulla sua visita a Parigi. Tu pensa, la pubblicò poi sul bollettino diocesano, quindi questa sua lettera, questa sua relazione arrivò a tutti i parroci della diocesi, che il bollettino ufficiale era, diciamo, la gazzetta ufficiale della Chiesa, e quindi lui riuscì in qualche modo a comunicare a tutti quello che stava succedendo. Quindi poi alcuni si adoperarono per fermare il fenomeno, altri si girarono dall'altra parte, come spesso succede. E Vabbè, però il Tuzzi ad Arpino invece fu uno di quelli che non si girò dall'altra parte, anzi fece di tutto per bloccare questi personaggi. senti, Santo Padre, Santo Padre poco. Santo Padre, guarda, io ho un piccolo Colle elenco San Magno e qua. Santo Padre, dai. Guarda, Fondalariri io ho due, Roccadarci due, Colle San Magno quattro, ma questo è un elenco di un anno, parliamo di un anno soltanto, perché poi non è che si trovano tutti questi elenchi. Io ho un elenco che mi sono fatto io spogliando i registri proprio di un anno del rilascio dei passaporti, che poi all'archivio di Stato di Frosinone si conserva il registro dei passaporti rilasciati nel 1905, quindi solo su quell'anno possiamo fare una minima statistica, perché Ma avendo registri solo passaporti quell'anno. da noi ancora capoluogo Caserta, terra di lavoro. Sì, Bisogna però c'è andare a la Caserta. Frosinone, no, c'è la Frosinone perché noi eravamo sotto prefettura di Sora. Quindi i registri sono conservati a Frosinone perché fanno parte della sottoprefettura di Sora. Però Ah, ecco, giusto, hai ragione. c'è
C'è solo quello del 1900, possiamo fare soltanto un semplice calcolo riferito a quell'anno. E tu considera che quell'anno, ecco, 1900, io cerco un attimo qua per 1905 vedere. si stava già scemando il fenomeno, il grosso Stava fenomeno già era scemando il stato. fenomeno, però se tu considera che il fenomeno era già in calo e Santo Padre, No, però quello volevo quell'anno aveva dire. 6 fanciulli. Quello volevo dire, Giuseppe, già è così drammatico in quel periodo che stava diciamo, diminuendo, stava scemando. Immagina cosa era stato prima. Infatti il discorso da fare è proprio quello, cioè se nel 1905, quando il fenomeno è in calo, perché comunque sono intervenute le autorità consolari, sono intervenute le autorità governative, considera che se ne occupa addirittura Einaudi del fenomeno della tratta dei fanciulli in giro per lavoro. Quindi, cioè, se ne inizia a occupare il Parlamento, perché anche l'onorevole Federico Grossi di Arce fa un'interpellanza parlamentare per il fenomeno, ci sono altre interpellanze che vengono fatte da deputati, insomma, così. Noi abbiamo che Roccasecca ha 25 bambini Nel 905. nel 905, Ferrandi-Lia Fiumerato ce n'ha 7, Valle Redonda ce n'ha 5, Santo San Padre ce Germán n'ha 6, Cassino. Cassino 3. Calcola che quell'interpellanza parlamentare che abbiamo pubblicato è del 1895, quindi e lì il nome di Roccasecca è Arpino, veniva fuori alla grande. Immagina quante ne hanno mandati via. Per quello dico, se nel 1905 il fenomeno è in calo e Roccasecca ancora manda 25 bambini, ci possiamo immaginare che nel massimo del fenomeno Roccasecca mandava 50, 70, 80 bambini l'anno. Tu mi insegni che quando le autorità si scandalizzano vuol dire che il fenomeno è uscito fuori controllo. Sì, infatti il problema secondo me è stato proprio quello, che pure le autorità in un certo senso non riuscivano più a gestire nemmeno i rimpatri di questi bambini. Cioè, erano talmente tanti i bambini che morivano o che in qualche modo rientravano malati, perché poi parliamoci chiaro, un bambino che torna malato diventa una spesa in più per la famiglia. Quindi la famiglia si indebita ancora di più e diventa più povera, perché è brutto dirlo, il bambino morto non porta spesa. Il Sì, bambino perché ormai malato era diventa diventato. una spesa sociale. Ma Oggi diremmo una spesa sociale, all'epoca era una spesa familiare. caro Giuseppe, tornati al era un neopaganesimo dove praticamente se c'era la disperazione bisognava fare soltanto delle considerazioni estremamente ciniche di sopravvivenza, bisognava fare il calcolo della serva pure per queste drammaticità, insomma. Sì, infatti io credo che uno studio bello che si potrebbe fare proprio su questo fenomeno potrebbe essere proprio quello di cercare, tra virgolette, negli registri di morte dei comuni di quegli anni, diciamo, fine 1880-1910, le cause delle morte dei bambini. Perché ogni bambino che poi alla fine, tra virgolette, moriva, se era morto all'estero o era, la causa della morte era un polmonite o qualcosa del genere, è chiaro che potrebbe essere riportato come fenomeno alla morte dovuta a un lavoro in salvo, che potrebbe essere questo proprio del vetrerie. Ma E comunque questo ci bisogna potrebbe tenere. dare un numero di quello che è stato realmente la tratta. Il problema è che, come hai detto tu poc'anzi, soltanto in un anno sono numeri spaventosi. Immagina cosa è stato, perché parliamo di una trentina d'anni qui alla fine, Sì. 25 anni, un quarto di secolo, perché Sì, poi arriva la perché prima guerra mondiale, gli interessi erano tanti, dalle vetrerie ci si sposta gli armamenti, quindi. ma il fenomeno dovrebbe essere durato tra il 1880 e il 1910, diciamo così, qualche anno 30 prima, anni. qualche Che anno dopo, sì, 30 anni. poi molti non riuscivano a rientrare perché non avevano soldi per rientrare. No, molti no, perché molti poi si rivolgevano alle ambasciate, al consolato, però poi il problema è che il bambino viene rimpatriato. Ma se già comincia ad avere 14-15 anni, l'ambasciata nemmeno non lo rimpatria. Quindi doveva, a spese sue, tra virgolette, rientrare. E questo poi portava al fatto che questi nemmeno rientravano più. Eh sì, quindi
Ma questo fatto qui che mi ha lasciato di sasso, quando tu dici che molte famiglie speravano che non rientravano perché era un impiccio. Purtroppo è così, però. No, Purtroppo ma è. vedi, ma vedi, ma vedi, cioè, quando si parla di noi stavamo nella miseria, con i borboni, cioè è un chiodo fisso, poi dopo stavamo nel benessere. Ma noi, vedi in che miseria morale eravamo precipitati. Ma noi eravamo precipitati in quella miseria morale pure perché noi passavamo da una provincia Florida, dove tutto sommato la provincia di Arredore era una provincia che dava lavoro, dava sostegno alle famiglie, sia con le aziende, con le industrie. Noi avevamo le più grandi industrie Non dimentichiamo che la terra di lavoro veniva d'Europa. a Nola, a Cicciano, eh. Dico, noi avevamo le più belle industrie d'Europa, se vai a vedere qua nel nostro territorio, che davano lavoro a tante e tante persone, e ci ritroviamo poi che siamo costretti a emigrare. L'emigrazione porta miseria, l'emigrazione porta A emigrare lavorazione. e a subire la schiavitù. E guarda, io poi ho fatto tutta una serie di ricerche pure sull'emigrazione, diciamo, postunitaria delle persone che sono emigrate negli Stati Uniti, insomma, in America. Cioè, noi siamo andati a dare la differenza pure là. Basta pensare a tutti i famosi attori che tornano oggi, che sono originari dell'antica terra di lavoro, comunque del meridione d'Italia, che tornano dall'America qua da Giuseppe, noi noi perché sono abbiamo nati da simili. qua. Guarda, l'unico aspetto positivo di questa vicenda drammatica è che la nostra civiltà alla fine ha civilizzato il mondo. I nostri emigranti hanno civilizzato il mondo, hanno cambiato usi e costumi del mondo intero. Dalla cosa più banale che può essere la cucina a quella di altissima cultura e arte, no? E Sì, ma quindi, infatti infatti, questo è. moltissimi. C'è chi dice che noi non, noi non, perché noi continuiamo ad emigrare, caro Giuseppe, non hanno più la valigia di cartone, ma hanno il trolley e la laurea in tasca e vanno ovunque. Da noi ormai non c'è più nulla. Il problema ecco, sarebbe proprio questo, cioè il problema è che la tratta dei fanciulli è un aspetto nero dell'immigrazione, è un aspetto che ci deve far paura. Io oggi ho un'associazione che si occupa di aiutare gli immigrati che arrivano qua da noi, i ragazzi che arrivano di colore, dal Pakistan, e ti rendi conto che aiutarli fa bene a noi e fa bene a loro. Io con la mia associazione facciamo corsi di italiano, mi è capitato qualche anno fa di fare un corso di italiano a delle persone straniere che venivano dal Pakistan, laureate in fisica e medicina. Quindi gente che viene da noi per fare potrebbe fare pure loro, potrebbero fare la differenza qua da noi. Poi, come sempre capita, c'è il brutto e il cattivo, come c'è il buono e il generoso. Però ecco, noi abbiamo sofferto un'emigrazione e una schiavitù. Quindi dovremmo essere molto più accoglienti rispetto a quello che forse siamo, proprio perché noi abbiamo sofferto le stesse cose. Giuseppe, guarda, hai toccato un tasto molto dolente. Noi popolo italico, il popolo napoletano, continuiamo a essere molto accoglienti. Il problema è che anche oggi c'è la tratta, Giuseppe. Sì. C'è un arricchimento su queste questioni che tu manco ti immagini. Qua non si Guarda, tratta di questo. Allora, guarda, io ho trovato anche delle documentazioni di cui a Genova partivano. C'è una lettera di un padre, di un avvocato, scrive, di Milano, stava a Genova e organizzava i viaggi per le Americhe, e scrive al figlio dicendo, proprio quel periodo là, fine 800, ma cosa stai a fare a Milano a perdere tempo, appresso tribunale e scartoffie e processi? Vieni qui giù a Genova, che con la tra che con la con i viaggi che mandiamo in America, portando questi disperati, si guadagna una barca di soldi. E le cose oggi non sono cambiate, Giuseppe. C'è No. troppa. No, io non credo nel popolo italico rimane sempre. Allora, io dico sempre a tutti quanti: no, io ci litigo, scusami se ti interrompo. Cioè, sì, io sono d'accordo per l'immigrazione e per l'accoglienza. Allora, facciamo una cosa, e poi non parla più nessuno. I centri di accoglienza li mettiamo ovunque, anche ai Parioli, anche a via Monte Napoleone, a via Scarlatti, a Piazza del Popolo, al Vomero.
alla collina di Superga, mettiamoli anche lì i centri di accoglienza. E no che alla fine diventa una guerra tra poveri e diventa una tragedia quello che succede nelle stazioni ferroviarie, che succede ovunque. Un dramma veramente brutto, diventa una guerra tra poveri. Allora sai che mi dici? Non parlano più nessuno, perché poi chi gestisce questo fenomeno di accoglienza, che gestiscono queste cose, le autorità, vivono nei bei quartieri e mandano i loro figli a studiare al Germanico. Ti parlo di Roma. Sì. I centri d'accoglienza, che è una cosa spaventosa. Ecco perché io dico, è soltanto, ecco, questo è un neosfruttamento. Questo è È un una nuovo nuova sfruttamento. è la vecchia tratta con persone nuove. Sembra la stessa cosa. E chi È si la erge a benefattore, a chi pensa, sono quelli che, forse no, perché sono vittime anche loro. Quelli che stanno sul campo come te, quelli che si sporcano le mani sulle navi, sulle coste, tutti quelli proprio. Ma chi ci sta dietro? C'è un arricchimento spaventoso. Questa è la nuova tratta. Bisognerebbe fare non una tratta, ma un'accoglienza diversa. Se quello che era Buzzi, quello di Roma, che disse Vabbè. nell'intercettazione, meglio non fare, non serve più a niente fare traffico di droga, di armi, perché con la tratta degli immigrati si guadagna un sacco di soldi. Vabbè, ma questo è un discorso molto ampio, quindi Sì, andrebbe però alla fine sai che cos'è? sviscerato. Sai che cos'è? Che siamo al terzo millennio, sono le stesse dinamiche, perché Sì, quello è il problema, che e di quei non fatti abbiamo che tu. imparato niente dalla storia. Bravi, no, forse abbiamo imparato a come essere più raffinati. Ah, sì. È così, Giuseppe, Sì. essere meno sprovveduti, più raffinati. Vogliamo parlare delle ultime vicende che sono accadute nel Sud Pondino? Non voglio fare nomi? No, conviene Eh? non entrare cioè nell'argomento, perché poi rischiamo di. No, ma quelli sono fatti, quella è documentazione come la documentazione cerchi tu. Quindi stiamo sempre allo stesso punto. Cioè, poi diventa la sindrome di Kunta Kinte, no? Tu lo sai che al nord i più grandi razzisti sono i figli dei meridionali. Sì. Verso di noi. È la sindrome di Kunta Kinte, no? Quindi passano gli anni, ma le dinamiche sono sempre le stesse. La storia ha insegnato, ti ripeto, a essere più raffinati, a saper muoversi meglio, a essere meno visibili, meno volgari nella forma, ma la sostanza è quella, è sempre peggio. Per Perché quello ancora l'anno. bisogna ricordare la storia passata in modo che chi non ci pensa che siamo noi che si ripete la storia possa meglio comprendere pure quello che avviene oggi, sapendo quello che abbiamo fatto nel passato, insomma. Che continua ad esserci, c'è un bellissimo libro di Nicola Zidara che non si trova più. Se vuoi, cerco di fare fotocopia. Poi ti devo mandare un paio di libri, ti rimando in WeTransfer Sì. che ho mandato già Enrico Fagnano, li mando pure a te. Il proletariato esterno, scritto nel 71. Ma se tu sapessi com'è attuale quel libro, l'ultima copia l'ho trovata su Amazon a 3 euro, non esiste più. Ma tu non puoi immaginare che visione, che analisi fece nel 71 Nicola Zidane. Il proletariato esterno. Alla fine è tutto un proletariato esterno, perché lo stessi nostri grandi, i ragazzi che vanno fuori con la laurea, ecco, cioè, dove vanno, non è che fanno una vita. Cioè, io ho degli amici che hanno i figli laureati e tutti, che stanno a Milano e altri posti, che pagano 700-800 euro al mese con moglie e figlia in 60 metri quadrati. Oh no, giusto. Guarda, io penso che proprio il discorso è proprio questo, cioè bisognerebbe un attimo ricordarsi di quello che siamo stati in passato noi per evitare che i nostri figli possano trovarsi nelle stesse situazioni, insomma. Io quando dico che mi piace fare le ricerche sulle persone, è proprio perché la storia è fatta di persone, non è fatta da altri. Quindi bisogna conoscere le persone e quello che hanno Sì, fatto per cercare di fare la differenza in alcuni casi. no, ma io sfondi una porta aperta. Se ho insistito a farti venire per questa chiacchierata, adesso hai compreso perché, no?
Non Io è ti la prima volta. ringrazio. No, no, Ti ringrazio completamente. soprattutto per la pazienza che hai avuto nell'aspettarmi. No, e ci tenevo perché quando tu parli di storie di persone, di uomini, e qui stai dicendo la tua storia, di chi ha ricercato e ha toccato con mano questa orrenda vicenda, che così la voglio definire. Perché pure tu stai facendo la storia, perché quando tu tocchi per mano e trovi certi documenti, tu mi hai fatto accapponare la pelle a mo' di Federico Marinelli, no? Immagina quando ne hai trovate tu. Eh sì, sono tante le storie e sono tante quelle da ancora trovare. Ma dimmi una cosa, hai fatto qualche pubblicazione? Allora, sulle migrazioni minorili no, non ho fatto nessuna pubblicazione, uscirono una serie di articoli miei su Corriere Sud Lazio all'epoca quando ho fatto le prime ricerche. Io ho altre pubblicazioni che ho fatto, riguardano Arce sulla Prima Guerra Mondiale eppure là su tutti quelli che hanno fatto la Prima Guerra Mondiale. Non sono i caduti della Quella è un'altra guerra, no? Su tutti tragedia. quelli che combatterono nella prima guerra mondiale. Quella è Poi ho stata fatto un'altra altre tragedia. ricerche su un anarchico mio compaesano. Poi faremo una chiacchierata su questo anarchico perché è un personaggio sconosciuto, però è un Come si personaggio chiama? che Ferdinando Germani. È un Ah. personaggio che ha fatto la storia degli anarchici internazionali, quindi andrebbe un attimino rivista questa figura. Che poi tu mi insegni, sì, Ferdinando Germani, sì, che poi tu mi insegni che anche in terra di lavoro, con le vicende di Malatesta, il fenomeno finisce quasi uno spartiacque, tra il brigantaggio, quello regnicolo, quello identitario, poi si trasforma in quello politico, perché con la Repubblica di Letino di Malatesta, anche la terra di lavoro, che poi era terra di lavoro, nasce questo fenomeno, comincia il fenomeno dell'anarchia, no? Degli anarchici. Sì, ma gli anarchici, oggi gli anarchici sono considerati, un certo tipo di personaggi. All'epoca l'anarchico diciamo, era fine 800, 900, perché questo è il periodo uguale, erano considerati un attimino diversi, perché erano persone che si occupavano più dei diritti dei lavoratori, dei diritti della popolazione e Vedi non... Sacco e Vanzetti, no? Esatto, Bonzetti. Ferdinando Germani, solo ecco, per flash ti dico solo che è implicato nell'omicidio della principessa Sissi, che avviene a Zurigo e lui è implicato nell'omicidio della principessa Sissi. Quindi diciamo che è un personaggio che non è conosciuto, ma andrebbe studiato e conosciuto meglio. Io ho fatto uno Sì, studio proprio Ferdinando. su di lui. Ma il problema è un altro. Beh, c'è questa la vicenda famosa di Passanate, Sì, però ecco, ti ripeto, io faccio ricerche molto spesso sulle persone, quindi poi nel momento in cui ricerco no? sulle Passanate, quello persone... che fece l'attentato Umberto I a Napoli, fallito, Sì, ma così è che Ferdinando Germani fa parte di quelli che hanno ucciso l'attentato di Umberto I no? di Sì. Savoia e di Guglielmo II di Prussia, quindi stiamo parlando di un gruppo anarchico che all'epoca si dava molto da fare. E lui ne faceva parte, Non insomma, ci in qualche sono modo. prove, non ci sono prove, ma è solo una voce. Pare che dietro l'attentato a Umberto I ci fosse stata pure la mano della regina Maria Sofia, però queste non ci sono prove, documenti non ce ne sono. Però Però tu fino all'ultimo secondo di vita, la cara grande regina Maria Sofia odiava a morte Savoia, no? beh, Lo sai. a buon ragione si direbbe oggi, a buon Senti, ma tutte ragione. queste ricerche le pubblicheremo un giorno, Giuseppe? Sono Guarda, ancora io le ho tanto strada. pubblicate già, io ho fatto dei libri, chi vuole, se vuoi, se qualcuno Senti. vuole leggere le mie pubblicazioni su Amazon, trova tranquillamente i miei libri. Quindi basta che cerca come autore Ma Giuseppe questi Antonio sulla carta dei Violetta. fanciulli no, però. Questo sulla carta dei fanciulli lo devo rifare, nel senso che è una ricerca che dovrei rimetterci mano per fare la storia delle persone, perché la ricerca che ho fatto io era una ricerca sulla tratta. Ma Adesso... quindi è pubblicata qualcosa sulla tratta? No, sulla tratta non ho pubblicato niente perché quello Quello che ho voglio fatto è dire. solo una ricerca sulla tratta. Io per pubblicarla devo fare la ricerca sulle persone vittime della tratta. Senti, ma come si chiama Francesco Marinelli? Sì, Ma lo so che dobbiamo tu. ritrovare la Rocca Secca, dai. Ma tu c'hai la lettera.
Io c'ho, no, perché lui lo riporta in un'udienza avvenuta in tribunale, quindi c'ho il verbale del tribunale. Di individuare a Roccasecca questi eredi di Marinelli, così vediamo il bambino salvato dalla regina Sofia. Che no, ce ne furono tanti, ti ripeto, a malincuore, che perché chi fece quell'interpellanza al Parlamento era un turinese, a malincuore, infatti lo mise sotto le righe dicendo una vecchia regina di Napoli, senza fare nome e cognome e particolare, ma è una cosa grande quella, una cosa veramente grande. E niente, Giuseppe, in attesa che tu possa fare presto questo libro, ma a proposito, continuerai, stai continuando con le ricerche o cioè, vuoi continuare o ti fermi qua? No, no, io adesso guarda, sto terminando un lavoro di ricerca sulla Seconda Guerra Mondiale che mi sta No, mi portando via interessa la tratta tanto, dei fanciulli, tanto tempo. perché... E dopo penso che metterò mano alla tratta dei fanciulli. No, ma non perché non rispetto alla Seconda Guerra No, Mondiale, ho no. fatto un bellissimo programma con Paravano sulla strage Colelungo, come ho fatto un bellissimo programma con Benedetto e Beppe Conti sulla Randora Stara, sulle cose proprio... Sì, ma sulla Seconda Guerra Mondiale, siccome ci trattano tutti, io non Ma servo a io niente, cioè che mi aspetta. metta... Oh no, ne parlano tutti, ne fanno tutti. Se tu non c'hai una cosa particolare, io sono ben lieto di farlo, ci mancherebbe. Guarda, sulla Seconda Guerra Mondiale io farò ho fatto uno studio sulle persone che è della Seconda Guerra Mondiale, quindi non sulla Seconda Guerra Mondiale. Sì, ma quello è importante, ma anche quando si va sulle persone è il lavoro più difficile, perché descrivere i fatti è più semplice, non è andare a Quindi studiare le diciamo. persone. Diciamo è Sì, uno studio hai... sulle persone, però ecco, diciamo che finito questo di lavoro sulla Seconda Guerra Mondiale, rimetterò mano sicuramente alle migrazioni minorili con la tratta dei fanciulli. Va bene, Giuseppe, ma ti lascio chiedendoti una cosa. Ma un documento in anteprima ce lo fai pubblicare sul blog? Va bene, ti mando qualcosa. Naturalmente ce lo fai questo Ma regalo? ti mando qualcosa, non ti preoccupare. Io invece ti mando qualcos'altro e ti dico che chiuderemo questa puntata con lo stesso monologo che ha scritto Benigni, il nostro grandissimo Raimondo Rotondi. Aveva citato sia da Lorena Terrezza, adesso la seconda di Leda Panaccione, che faccio seguire da un pezzo scritto da Fulvio Cocuzzo su quella lettera famosa trovata all'archivio di Alvito. Va benissimo, ti ringrazio Claudio. No, Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo perché era quello che mi aspettavo. Sei stato al di là di qualsiasi più rosa aspettativa e noi te ne siamo grati, compresi i nostri spettatori che saranno rimasti contenti. Ti auguro una buonissima serata. Ah, una cosa, ma quelle foto be sono bellissime di qualità, ma dove le hai prese? Ma guarda, molte da internet, da archivi fotografici di internet, però non scaricate dal Ma web, quelle, diciamo. comunque quelle sono proprio un po' prima della Prima Guerra Mondiale, Sì, proprio se sì, fosse sì. finita. Cioè, guarda, ce ne sono pure alcune proprio dei fanciulli nelle vetrerie, come puoi Sì, ho vedere. visto, abbiamo visto, mentre scorrevano, mentre parlavamo, le abbiamo messe così. Grazie di cuore. Ti vengo a Grazie a trovare te. quando mi adaccio. Va benissimo, grazie, alla prossima. Ciao, Ciao, grazie. ciao. Fatima. Sta guerra l'hanno vinciuta i marinai che zuzza e vigliacca, che prima hanno portato la miseria e ora campano alle spalle di un povero pensiero. Tanto nella capiva, tanto che la ricca, mamma. Mo che sovveniva e saccio quando è tu sta campata. La so capita, sì. Mi chiamo Maria Iucando, mi dice. Perché fate, padre, faticava a tana Iucando quando mi sono nata. A Iucando. Mezza gamba, dicevano le antiche. È una ditta che va girando con vecchio rettore tutto lo fa e gli pare qualcuno se ne ettero lontane e gli vecchi se morevano la fame e caccheruno con mio padre ma si ingegnava a presentetto di un giorno alla casa un segretario comunale e uno che si fa chiamare Gnoreci che è dalla Francia tutti gli anni alla festa del Santo Patrono. Si presentettero alla casa,
E mi buttetto una cigara magna, come andato mosso. E poi cominciate a parlare, con lo frappo che in Francia, alla Francia, che servivano le creature perché tenevano le manuccelle piccole per poter lavorare buono il vetro. E che figlio mio Francesco, che tanto, tenevo tanto, se poteva imparare una fatica e poteva guadagnare buono e mi poteva mandare i soldi e che ci pensavano a tutto loro e che pensavano ai viaggio e che mi si erano pagato un briaghetto della cervella con tutta quella chiacchiera. Sono passati 10 anni ormai. Il segretario comunale si è accattato in un fondo rosso nel tuo paese, si fa chiamare signore, che gli bozza papà di padre. E il segretario comunale che ci sta mo, dice che non sa niente. E tutti quelli che ritornano, caccheruno che torna dallo frappo che è la Francia, senza una lira, tese che non si offrono manco a parlare. E il misciuto si ricorda di Franciscina. Dice che la regina vecchia alla Francia ha fatto fare un ricovero per tutte le creature che sono ite a faticare dalla frappa che avete. Speriamo che almeno figli miei, poi Francisca, sia potuta entrare. Speriamo che non sta a soffrire la fame. Signore Ciro, la vedo tutti gli anni con la festa del mio santo patrono. Vai in bar, fai un milord, poi vorrà bere a tutti quanti. A me all'ogrente non ci fanno manco transì e quando li incontro per la via fa finta che non lo vedo, se ne scappa. Però sacce che mette sempre una frega risolta con la festa del mio santo patrono. La farina regoliamo, se pure sta cacca pure lo panatello. La droschia sta fatta così. Fatica penuriamo e prega i santi. Francesco mio, perdono, ma perdono, Francesco mio. Io ti scrivo queste due righe di lettera per farti sapere l'ottimo stato della mia salute e così spero di sentire di voi. Oi mamma, mamma, no, non è vero niente. Ma sto in salute e manco, sto contento. Oi mamma, ti so detto una bugia. Ci sto la sala vita, a sta fatia. Scivo alle 4:30 la mattina, rendrama che già mesa notte buona, a po' all'oscuro e chi può chiudere gli occhi, va via degli dolori e gli perucchi. Mia cara madre ti faccio sapere se tu ne puoi mannare 60 lire. Solo 60 lire per gli viai, tu trova l'enna lieve da ste vuoie. Avessa dice tanta cosa, ma non c'ho tempo per startella a scrivere. Non saccio come siamo ancora vive. Mi sa st'inferno che non dà riposo.
da paesi a una cena stiamo tanta, trattata con maglia peggio paziente, a fare conto quando vi arrascote, se metta a pizza una solda evacuata, poi male saggio che fuve ti spiace, arriva manna a pete le quadrine, buste dagli paese piegli in pace, e non vorresti una festa brutta fine. Scrive le salute che te le manna frate me donate, saiva sta la casa che è vaglione, sta sembra che ogni non si sente buono, se vire come sema diventate, che quella poca forza che ne resta, sembrava proprio chi gli strepiato, che viveva a Santa Rocca con la festa. Mia cara madre ti sto a pregare, di dentro vuole 60 lire, se non è sta risponde che mi dice. Da socchio figli non te voglio sentir. Adesso ti saluto cara madre, io che sono il vostro figlio Antonio, e se voi non mi mandate il viaggio non mi fate più risposta.